con il primo film della nuova sottosezione di Calde Delizie, quello in cui parleremo di film un po' più hot, un po' più osé. Se state ascoltando su Radio DJ tutte le domeniche alle 13 Guido al cinema, avrete notato che mi sono specializzata su film che hanno il sesso come ingrediente principale. Il film di oggi è Sesso, bugie e videotape di Steven Soderbergh, un film che ha fatto molto successo anche perché è intrigante. Di sesso non se ne vede, ma se ne parla. Il protagonista riprende delle donne conosciute o sconosciute e fa loro domande sulle loro fantasie erotiche, sui loro problemi, su tutto quello che piace a loro sotto il punto di vista sessuale. Qui parliamo di cucina, quindi mi interessava fare una confessione gastronomica. Questa ricetta non l'ho mai fatta, la farò oggi per la prima volta insieme a voi. È una ricetta ispirata alla cucina del sud degli Stati Uniti, sono i gamberi stufati in salsa barbecue, provengono proprio dalla Louisiana, quindi facciamolo insieme. Cominciamo preparando la salsa barbecue che dovete fare sobbollire in una pentola antiaderente. Dotatevi di un cucchiaino per dosare le spezie. Cominciamo però col versare l'olio. Poi io aggiungo la salsa cocktail perché mi piace particolarmente e penso che vada molto bene con questa ricetta. Nella ricetta americana andrebbe usato l'Italian dressing, che è una salsa per condire l'insalata. Poi dobbiamo aggiungere l'aglio in polvere, un cucchiaino piccolo di cipolla liofilizzata. Sto aggiungendo la salsa Worcestershire che dà un sapore molto intenso, un cucchiaino di foglie di timo, un cucchiaino di foglie di basilico, un cucchiaino di paprika. Io aggiungo anche, perché mi piace, un po' di peperoncino. Poi sale e pepe. Accendete il fuoco, fiamma medio-alta, e mescolate finché non bolle. Come potete vedere, la salsa sta già bollendo. È arrivato il momento di aggiungere le code di gambero che io ho comprato precotte e già pulite. Quindi le facciamo cuocere, aromatizzare nella salsa per 2-3 minuti. Dovrete sentire il profumino di salsa barbecue che proviene da questa pentola. Adesso sono passati 2 minuti, io aggiungo un mestolo di brodo, un mestolo di birra e faccio cuocere il tutto per altri 5-7 minuti al massimo. Aggiungete del prezzemolo tritato ai vostri gamberi in salsa barbecue della Louisiana. Versatevi una birra gelata e ora siete pronti per godervi un bel video. O per girarlo. Questa ricetta vi sembra troppo hot? Aspettate di vedere la prossima. Nel frattempo ascoltatemi su Radio DJ tutte le domeniche alle 13 nella trasmissione Guido al Cinema. Leggete il mio blog Calde Delizie, sul quale trovate tanti suggerimenti e indicazioni, e soprattutto votatemi per la trasmissione tutorial in onda sul canale La 3 di Sky e del Digitale. Votatemi! Votatemi!